Ciao a tutti, oggi parliamo di un tema spesso a volte trascurato, ma in realtà molto importante, la lubrificazione. Quando si parla di oli e grassi, in realtà si è di fronte a un panorama veramente sconfinato e facile fare confusione. I prodotti disponibili sono i più diversi e con diverse funzionalità, però devo dire che per la manutenzione normale della bicicletta, non è necessario dotarsi di esagerata quantità di grassi diversi, perché in realtà è possibile fare tutto senza problemi con solo poche tipologie di lubrificanti, grassi e oli. Ora quindi vediamo quali sono le tipologie principali, quelle indispensabili che non devono mancare secondo me nel caso di ogni amatore, di ogni persona che desidera fare la propria manutenzione e vediamo quindi l'utilizzo di ciascuno di essi. Allora, vi mostro i grassi e gli oli lubrificanti in ordine di viscosità decrescente. La viscosità è la densità sostanzialmente. Più un grasso è viscoso, più è, vedete, adesivo, è molto denso e quindi è diverso il potere lubrificante che ha, ma anche altre caratteristiche importanti come ad esempio la resistenza alla corrosione, la resistenza al dilavamento, cioè il fatto che l'utilizzo, quindi il movimento dei componenti oppure l'acqua, le intemperie lo portino via, lasciando i componenti sprotetti e non lubrificati. E quindi queste caratteristiche fanno sì che ciascuno di questi oli e grassi abbiano una tipologia di utilizzo diversa. Allora, quello più denso è questo, che è un grasso al litio bianco, quindi molto denso. Questo è utilizzabile, secondo me, molto bene, in sostituzione al generico grasso a rame come antigrippaggio. Significa che su tutti i filetti, quindi negli accoppiamenti filettati, ad esempio le calotte del movimento centrale, ma anche qualsiasi dado o bullone, ad esempio i pedali, se voi mettete sul filetto un velo di questo grasso, starete sicuri che per veramente tantissimo tempo acqua, sporcizia e corrosione non intaccherà il filetto e quindi i componenti rimarranno sempre perfettamente rimovibili senza nessun problema. Infatti, crea un velo tra le due superfici avvitate e impedisce la formazione di ruggine e di corrosione. La ruggine e la corrosione, vi ricordo che è estremamente potente su accoppiamenti particolari che sono acciaio con alluminio, perché si crea proprio un fenomeno chimico che fa sì che la corrosione si sviluppi in modo molto cattivo, quasi a incollare i prodotti. Quindi è assolutamente fondamentale, dove c'è qualsiasi accoppiamento acciaio-alluminio, mettere questo grasso, ma anche alluminio con alluminio, secondo me è fondamentale. Passiamo poi a un grasso per cuscinetti, sempre al litio, però di densità adatta appunto per il ruotismo dei cuscinetti. Questo va benissimo per serie sterzo, va benissimo per coni, sfere delle ruote, movimenti centrali. Come vedete è il classico colore biondo, diciamo beige. È un grasso generico con buone resistenze al dilavamento. È appunto specifico per i cuscinetti, è leggermente meno viscoso, meno denso del grasso che invece utilizziamo solo come antiossidamento. Un'alternativa a questo grasso antiossidamento è lo specifico grasso a rame, che però secondo me è tranquillamente sostituibile con questo grasso al litio denso. Scendendo ancora un gradino nella viscosità, passiamo agli oli. Un olio che io consiglio sempre di avere per la catena è un olio di tipo umido, cioè abbastanza adesivo, abbastanza viscoso, adatto per quando ci si trova in condizioni di bagnato o anche di solo nebbia forte in inverno, dove si rischia che un lubrificante più leggero venga dilavato rapidamente dalla catena e quindi lasciando sprotetta la catena, i pignoni e le corone, la usura aumenta tantissimo, oltre che naturalmente anche il fastidio del rumore. Quest'olio, vedete, è leggermente adesivo, ha comunque una buona viscosità e resiste davvero tanto sulla catena.
è un olio che non richiede, anche in condizioni umide e sporche, di essere rinnovato molto frequentemente, quindi ottimo per condizioni invernali. Poi abbiamo un lubrificante al teflon, dove c'è l'indicazione PTFE, è l'indicazione del teflon. Questo è un lubrificante che io trovo eccellente per condizioni di asciutto normali per la trasmissione. Si presenta come una cremina bianca, veramente molto leggera. Vedete, sul dito non si vede neanche il colore bianco, ma quando si mette sulla catena risulta una leggerina cremina bianca. Le caratteristiche sono l'assoluta pulizia della trasmissione, quindi si impasta veramente poco con polvere, rimane in condizioni di asciutto chiaramente, la trasmissione è efficiente per una buona quantità di chilometri e sempre molto silenziosa. Un'altra caratteristica che secondo me lo rende davvero un prodotto da avere, necessario, è che soprattutto la tipologia Shimano, ma anche Finish Line, fa un prodotto praticamente equivalente, quello col boccettino rosso. Shimano lo consiglia per lubrificare sia i cavi dentro le guaine del cambio del freno, sia i meccanismi interni delle leve STI, quindi delle leve meccaniche del cambio, che sono un meccanismo veramente molto delicato che, quando necessita di una pulizia e di una lubrificazione, occorre il grasso della viscosità giusta, altrimenti rischiereste di lasciarlo o non lubrificato oppure addirittura impastarsi, quindi non funzionare correttamente. In ultimo abbiamo l'olio più leggero che consiglio di avere, è l'olio per le ruote libere, quindi i cricchetti e i meccanismi delle ruote libere. Questo è un olio che è simile come viscosità all'olio per macchine da cucire, quindi un olio molto leggero per movimenti di precisione, diciamo. Anche qua, se voi metteste un grasso esageratamente denso come questo nella ruota libera, rischieste di impastare tutto e quindi di bloccare il funzionamento. Bene, abbiamo visto quali sono secondo me i grassi più importanti e quindi fondamentali per la corretta manutenzione della bici. Vediamo ora, alla fine del video, due cose che non sono grasso e quindi non dovete utilizzare come grasso. E alcune volte si commette l'errore, magari soprattutto chi è agli inizi, e quindi si tende a fare un uso improprio. Naturalmente parlo del WD-40. Il WD-40 è un ottimo sbloccante, è un dissipatore d'acqua, cioè fa sparire l'acqua dagli interstizi più sottili. Infatti WD vorrebbe dire water disperser, cioè un elimina acqua sostanzialmente, sblocca, previene la corrosione, ma assolutamente non lubrifica, anzi evapora molto velocemente. Quindi dopo che spruzzate il WD-40, pulite la parte, sporcate la parte, è necessaria una corretta lubrificazione, ricordatevelo sempre. Inoltre, quello che non è un lubrificante è la pasta di montaggio, detta anche pasta grippante, che serve per la componentistica di alluminio o carbonio, come reggisella, regio manubrio, manubrio, nelle parti assolutamente non filettate. Mi raccomando, va usato nelle parti non filettate, ma negli accoppiamenti che devono star fermi, senza doverli stringere a una coppia esagerata. Questa pasta non è un lubrificante perché si riconosce anche, sto filando sulle dita, contiene come dei microparticelle, sembra quasi di sentire una sabbietta finissima, quasi una polvere da clessidra dentro, che appunto quando le parti vengono tenute insieme aiuta a evitare che scorrano e che si muovano dalla posizione. Naturalmente ha anche efficacia di prevenire l'ossidazione tra componenti metalliche col carbonio, perché sapete che la resina che lega assieme il carbonio può reagire con l'alluminio, quindi può bloccarsi, gripparsi lo stesso, oppure tra parti di alluminio tra di loro. Bene, abbiamo visto allora i lubrificanti, oli e grassi essenziali per la cura della propria bicicletta. Spero che questo video vi sia piaciuto. Aggiungo solo un'ultimissima cosa. Qui ho parlato di bici da corsa. In caso avete una mountain bike e volete provare a fare la manutenzione delle sospensioni, quindi di ammortizzatore e di forcella, per le parti in gomma
quindi le, diciamo, i parapolveri, le sospensioni, le parti che comunque sono a contatto con elementi in gomma, come ad esempio elastomeri. Non dovete assolutamente utilizzare grasso al litio, ma il grasso al silicone, è una tipologia apposta, viene venduta anche col marchio di produttori di forcella, ad esempio lo SRAM Butter, che è semplicemente un grasso al silicone specifico per le forcelle della famiglia SRAM, quindi della RockShox, ma comunque grassi similari, ad esempio lo Silicoleum, che è un prodotto americano, va bene per revisionare le forcelle e gli ammortizzatori. Quindi mi raccomando, non utilizzate il grasso al litio su componenti in gomma. Detto questo, se vi è piaciuto vi invito a mettere un like e iscrivervi al canale se non l'avete fatto per ricevere le notifiche dei miei futuri video. Per ora è tutto e arrivederci al prossimo video.